Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è terminato il mese di test della SIM TIM illimitata di broker per la telefonia. Quindi, prima di darvi il responso, visto che è durato un mese e di vicissitudini ce ne sono state parecchie, mi sembra corretto dovervi spiegare tutto quello che è accaduto in questo mese. Allora, intanto per chi non avesse visto il primo video registrato un mese fa, vi informo che ho contattato un broker per la telefonia che offre dei servizi di, tra i tanti, anche di telefonia mobile tramite gli operatori fisici, quindi sia TIM, Vodafone che Wind Tre, chiedendo loro di poter testare anch'io una SIM illimitata. E ho chiesto loro anche un modem router, in quanto non ne sono in possesso, che si aggancia alle reti mobili. Sono stati gentilissimi, mi hanno subito risposto, ci siamo messi d'accordo, mi hanno fornito il materiale. Quindi il modem router è una SIM che ho scelto io, che doveva essere TIM. E adesso vi spiego perché. Intanto, Broker per la telefonia garantisce l'illimitato, quindi una SIM illimitata veramente, quindi non soltanto a voce, su rete TIM e Wind Tre. Al momento non Vodafone, perché Vodafone ha dei limiti e non è realmente illimitata. Ho scelto TIM primo perché ho una BTS TIM proprio a vista, molto vicina, e volevo appunto sfruttare al massimo tutte le potenzialità per poter verificare realmente sia la tenuta 24 ore su 24 di una SIM mobile, quindi la stabilità, e ovviamente anche gli eventuali limiti di dati o blocchi che possono avvenire giornalmente, settimanalmente o mensilmente. Quindi mi ci sono messo veramente d'impegno. È durato un mese il test, un mese preciso. Allora, però vi devo raccontare alcuni aneddoti. Quando ho cominciato il test, ovviamente il modem router si collegava, che è un Huawei che aggrega tre bande. Mi hanno dato per fortuna un Huawei che aggrega tre bande, in modo da poter sfruttare al massimo, diciamo, quelle che sono le potenzialità della BTS che ho vicino casa. Si è collegata ovviamente a quella BTS. Il modem router, ho verificato che si era collegata a quella BTS. Tutto andava bene per il primo giorno, ma è successo un qualcosa di incredibile, nel senso proprio nella tempistica. Considerate che la configurazione delle antenne TIM in zona mia è così da almeno 10 anni, nel senso non ci sono state nuove BTS attive, attivate e via dicendo. Invece, cosa va ad accadere a mia totale insaputa il secondo giorno di test, che ho scoperto successivamente, vi racconterò pure come e cosa. Tim ha deciso di attivare su un sito Vodafone vicinissimo alla BTS di TIM, che ho, come dicevo, a vista, una sua BTS o comunque dei radianti nel sito Vodafone TIM, a mia totale insaputa. Come me ne sono accorto? Allora, inizialmente, primo giorno collegato lì, ho visto che si era collegata quella BTS, tutto a posto, cominciava il test, ho cominciato i test. Poi il secondo giorno mi sono accorto che improvvisamente non aggregava, c'erano vari momenti della giornata in cui non aggregava le bande, andava in monobanda e non riuscivo letteralmente a capire perché. Ho sospettato immediatamente che potesse essere un problema del modem router, che aveva qualche difetto. Bene, dopo alcuni giorni, perché non c'era nulla di visibile, sono venuto a scoprire che avevano attivato una banda soltanto inizialmente su un sito Vodafone proprio vicino, accanto praticamente alla BTS, quella che normalmente TIM utilizza per quanto riguarda tutta la mia zona.
Allora, intanto già è strano che abbiano messo un BTS dei Radianti Team accanto ad un'altra. Già questo è anomalo, infatti io non ci andavo minimamente a pensare a una cosa del genere. In più, inizialmente avevano attivato la monobanda, quindi essendo due segnali forti, il modem e il router un po' si collegava a quella solita, quindi che ha tre bande, almeno per il momento, in 4G. Quindi 4G Plus, e un po' si collegava a quella monobanda, andava switchando perché i segnali erano entrambi forti, però io non pensavo che vi fosse questa nuova attivazione, anche perché poi, guarda caso, giusto giusto nel momento in cui io inizio i test, mi vanno ad attivare, dopo almeno 10 anni che non si muoveva assolutamente nulla, una nuova, diciamo, BTS. Questo l'ho scoperto, appena l'ho scoperto e ho visto pure che era monobanda, finalmente ho cominciato a rilassarmi e a cercare di dare una spiegazione a quello che era per me un mistero, perché avevo provato di tutto, entrando nel modem router, nel menu, a cercare di vedere le configurazioni, se c'era qualcosa di sbagliato, insomma ci ho perso ore, per non dire giornate intere. Ho spostato il modem e il router da tutte le parti, ma non c'era niente da fare. Appena l'ho scoperto, mi sono messo ovviamente a ridere, perché cioè, proprio nel momento in cui avevo iniziato i test, non avevano mai fatto nulla e mi attivano un'altra BTS, che poi accanto, dicevo, appunto a quella che fornisce la mia zona. Poi nel corso dei giorni, invece di essere monobanda, è diventata anch'essa, anzi è diventata adesso quadribanda, questa nuova. Il modem router, come vi dicevo, Huawei in dotazione, che mi hanno prestato, broker per la telefonia, aggrega tre bande. Quindi una volta poi sfilato l'arcano, o si collegava a una o si collegava all'altra, comunque poi ho trovato il sistema per farla collegare a una sola, perché mi sono andato a studiare anche le caratteristiche del modem router che mi hanno dato. Ho studiato, ho visto dei tutorial di altri YouTuber specializzati in modem router, e io non sono specializzato. Comunque la soluzione poi l'ho trovata, però l'arcano finalmente l'avevamo svelato. Allora, svelato l'arcano, vi dico cos'è che ho fatto in questo mese. In questo mese ho ottenuto 24 ore su 24 vari smartphone, smart TV, chiavette e via dicendo, collegate tutte al modem router in streaming su vari canali streaming. Ho utilizzato moltissimo, per esempio, Twitch, a 1080 come risoluzione, contemporaneamente con vari apparati per un mese consecutivo. Oltre che collegarmi con tutti gli apparati, i normali consumi che abbiamo in casa, sia per lavoro che per quanto riguarda anche azioni ricreative, video su YouTube, film, per esempio film su Prime Video o Netflix, e vi dicendo, insomma, tutto collegato ovviamente al modem router. Allora, è tutto, diciamo, è andato abbastanza liscio, dopo che ho risolto il problema. Ma adesso vediamo un po' al nocciolo. Io vi chiedo di seguire il video sino alla fine, perché di cose da dire ce ne sono tante, perché adesso dirò il responso, ma c'è da parlare anche di broker per la telefonia e di come lavora, e il consiglio che io vi voglio dare se avete l'esigenza di avere una SIM veramente illimitata, cosa dovete fare. Allora, intanto la SIM è realmente illimitata, perché io ho consumato nell'arco di un mese quasi, ed è una misurazione approssimativa, ma ci andiamo molto vicino, quasi 3 tera, 3 tera. Quindi immaginate che già le SIM illimitate di TIM, che vendono illimitate, hanno un limite di 600 giga al mese. Io ho fatto 3 tera, quindi quello che promette il broker per la telefonia è realtà. Non ho avuto né rallentamenti di banda, perché ho superato limiti o via dicendo, perché comunque arrivare a 3 tera già è abbastanza impegnativo. È stato impegnativo riuscire a raggiungerli, ma vi posso dire che non ho avuto né rallentamenti né niente, insomma è andato tutto liscio come l'olio. Allora, chi può essere interessato ad avere una SIM illimitata?
Intanto tanta gente è interessata ad avere una SIM illimitata, perché se ne parla da anni e lo sappiamo tutti, guardando anche altri YouTuber, la storia anche degli scorsi anni e che continua sino adesso, di gente che ha questa esigenza, perché ci sono delle zone d'Italia, ad esempio, che non sono coperte bene dal fisso, dove ancora ci sono, arriva soltanto la DSL, o anche per altri svariati motivi, perché si ha bisogno di avere una SIM trasportabile in qualsiasi momento in altri luoghi, quindi avere sempre la connessione illimitata, potendola trasportare. Quindi queste persone sono molte di più di quanti si possa immaginare. Serve ed è sempre interessato ad avere una SIM illimitata. Allora, cosa fa broker per la telefonia? Broker per la telefonia, come dice il nome stesso, broker, fa brokeraggio, ossia è un intermediario tra il fornitore di servizi, che in questo caso mio, perché ho scelto la SIM TIM e TIM, ma loro ovviamente lo fanno anche per Wind3, per l'illimitato, e Vodafone per altri tipi di soluzioni, è il cliente finale che poi usufruisce del servizio. Hanno degli accordi ovviamente differenti da quelli che da ciò che offrono gli operatori fisici, quindi in questo caso per l'illimitato TIM e Wind3, che hanno dei limiti. Loro riescono, perché sono appunto degli intermediari, ad avere delle SIM TIM e Wind3 che non hanno dei limiti, quindi dei blocchi per quanto riguarda il numero di giga, sia mensili che settimanali e via dicendo. Quindi sono realmente illimitate, e l'ho provato io con TIM. Wind3 l'hanno provato altri miei colleghi. Anche per questo motivo ho scelto per esempio TIM, perché già Wind3 comunque l'ha provata per esempio anche Francesco Renzo, di cui mi fido ciecamente, quindi ho optato appunto per TIM. Ed è realmente illimitata. Però, allora, il mio consiglio qual è? Essendo broker per la telefonia a un'azienda che lavora in brokeraggio, io sì vi invito a guardare il loro sito e guardare diciamo, tutte le varie offerte che offrono per quanto riguarda l'illimitato o non illimitato, nel caso vi dovesse interessare, perché comunque i tipi di offerte sono diverse, a secondo delle vostre esigenze. Cioè, i prezzi variano anche in base alla durata, quanto tempo vi impegnate ad avere una determinata SIM, ma non voglio appunto in particolar modo soffermarmi su questo, perché loro, facendo brokeraggio, io vi invito a contattarli semplicemente. Dovete semplicemente contattarli, esprimere quale è la vostra esigenza, e loro, essendo un'azienda che fa brokeraggio, saranno loro a darvi le soluzioni, le migliori soluzioni per voi, che potrebbero anche in determinati casi anche cambiare, non essere più SIM, ma essere qualcos'altro, sempre per la connessione. Questo perché? Perché loro sono appunto un'agenzia di brokeraggio, e quindi fanno, oltre che da intermediari, vi danno la consulenza. Quindi rivolgetevi a voi, cioè rivolgetevi voi direttamente a loro per avere una consulenza. Esprimete qual è la vostra esigenza, e saranno loro stessi a consigliarvi e darvi delle soluzioni. Broker per la telefonia non si occupa solo esclusivamente appunto di SIM, si occupa anche di rete fissa. Si occupa anche di gas, luce e tanti altri servizi. Vi invito appunto a visionare prima il sito per farvi un'idea di che cos'è. Intanto è un'azienda seria. Ricordo che ha collaborato anche con Striscia la Notizia per sgominare delle truffe. Quindi, se hanno partecipato loro insieme a Striscia la Notizia per sgominare le truffe, già questo io già sapevo, ma l'ho testato personalmente, che comunque non prendono in giro nessuno. È un'azienda serissima, disponibilissima. Io, quando li ho contattati, ho chiesto loro se volevano fare delle puntualizzazioni
per quanto riguarda questo tipo di test che stavo facendo, il servizio finale, che è questo video, se volevano aggiungere qualcosa, loro invece mi hanno letteralmente detto, proprio in modo chiaro, no, tu sei libero di fare tutti i test che vuoi e dire tutto ciò che vuoi in base a quello che è la tua esperienza, sei totalmente libero. E quindi vi sottolineo che questo non è un video sponsorizzato in alcun modo, è stato semplicemente un rapporto di collaborazione, nel senso che io ho chiesto se potevano fornirmi la SIM e un modem router e loro mi hanno subito risposto di sì. E gli accordi sono stati questi. Giuseppe, sei libero di fare tutto quello che vuoi, per quanto tempo vuoi. Io poi ho preso l'accordo che più di un mese, sinceramente, a quei ritmi e stare dietro a tutti gli apparecchi collegati e via dicendo, insomma, è già abbastanza pesante. Più di un mese, cioè, mi è sembrato il tempo sufficiente per poter accertare che quello che offrono è la realtà. Quindi contattateli se volete una SIM illimitata, saranno loro stessi. Vi chiederanno come prima cosa, ad esempio, quale operatore prende meglio da voi. In base a quale operatore prende meglio da voi, vi daranno poi i consigli. In base a quella che è la vostra disponibilità economica, quanti consumi in genere fate al mese, qual è il vostro consumo generico, per cosa vi serve la connessione internet, se realmente vi serve l'illimitato, vi serve qualche cosa, insomma, sfruttateli perché il loro lavoro è questo, non è come rivolgersi a TIM o Wind3 o Vodafone, vai a vedere la tariffa, fai il contratto e buonanotte. No, loro vi danno la consulenza e questo non è poco. Ok? Quindi anche i vari prezzi e varie cose possono variare e loro stessi eventualmente credo possano anche adeguare quello che c'è scritto nel sito anche in modo differente in base alle vostre esigenze, sia per privati che per aziende. Parliamo anche di connessione fissa. Quindi non sto a indicarvi i prezzi, se volete ve li andate a vedere nel sito. Ma vi ripeto, chiedete a loro perché loro vi daranno la consulenza. Quindi esiste l'illimitato con broker per la telefonia con TIM illimitata? Assolutamente sì. Io ho fatto quasi 3 tera. Ditemi quale operatore vi fa fare 3 tera, che già è difficilissimo riuscirli a fare, nonostante il mio impegno. Avrei voluto fare di più, ma non sono riuscito a fare di più. Come consumi non ho avuto nessun tipo di problema. Questa è stata la mia esperienza. Siamo arrivati a quasi 18 minuti di video per un mese di lavoro. Questo è il succo del mese di lavoro e di test. Quindi contattateli. Io vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, di cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati.